ragazze, bene, come potete vedere ho cambiato i capelli, sì, mi sono fatta rossa. Il titolo può sembrare un po' fuorviante, come si dice, insomma, sapete quelle cose dove si scrivono per avere più visualizzazioni? Ma non è così, perché devo essere sincera, sono cambiata perché, come potete vedere, ovviamente sono cambiata e poi ho rifatto i capelli. Perché io dico sempre così? Perché in pratica io mi vedo il chirurgo dei miei capelli. Io in pratica li rifaccio. Quando qualcuno infatti mi domanda, ma chi hai fatto i capelli? Ho rifatto i capelli. E che fatto? Li ho fatti rossi. Quindi è una cosa mia, tutta personale. Tipo in pratica mi vedo il chirurgo dei miei capelli. E quindi questa volta ho deciso di farmi il rosso. Era già da un po' di tempo che desideravo farmi questo colore un po' particolare. Volevo proprio una cosa particolare, una cosa che non avesse poche, perché avessero poche persone. Desideravo proprio un bel rosso. In pratica, avete presente Rihanna? C'era quel periodo che lei aveva proprio rosso fuoco, invece io mi sono ispirata ad un'altra foto che vi metto qui, dove c'è quest'altro tipo di rosso. In pratica questi sono i miei veri capelli, no? Sono proprio di quel rosso lì, mentre queste qui sono l'extension e ho deciso di magari di farci un po' di sfumatura con l'extension, che fossero un po' diversi. Quindi sì, ho rifatto i capelli. Certamente mi piacerebbe avere un davanzale più armonioso, ma non ho né i soldi né il coraggio per farli. Sì, secondo me manca il coraggio, sono un po' cacasotto su queste cose. Quando un giorno il mio corpo inizierà a subire danni gravitazionali, non si dice. Quando il mio corpo inizierà a subire danni naturalmente gravitazionali, in parole povere e molto volgarmente, sammusciati. Allora ne riparleremo. Oltre a farvi vedere il mio nuovo colore di capelli, ci tenevo a farvi una precisazione. La precisazione sui miei prossimi video. In pratica, visto che ho tante cose di cui parlarvi, tipo questo blush meraviglioso, questi ombretti che ho sugli occhi meravigliosi, nuova mascara, cioè sto provando delle cose, sto testando magnifiche, tipo dalla nuova palette di Zoeva ai splendidi ombretti nuovi di Deborah, con la quale ho truccato anche mia sorella, e vi farò il post anche sul blog quando ve ne parlerò. Tipo questo è un loro smalto gel effect e sono davvero bellissimi, quindi ve ne parlerò. E specialmente ho deciso di fare una cosa: quando farò un video di, diciamo, collaborazione, ma non collaborazione perché sono stata pagata, nel senso che quei prodotti mi sono stati soltanto inviati a puro scopo valutativo, no? Perché infatti, cioè, io c'ho proprio, quando vi ho messo la foto su Instagram, tipo, no? Con la mia cover. Sapete che? Oddio, da pulire. Io mi dimentico sempre lo specchio in borsetta. Quando ho trovato questa cover con uno specchio vero, perché non è uno di quei specchi che ti guardi e sei deformata, no? È vero? Ho deciso di prenderla subito. Infatti vi ho messo la foto su Instagram della palette che mi è arrivata da Zoeva. Come avete potuto, vi ho messo anche il bigliettino che loro mi scrivono. Come avete potuto vedere dal bigliettino, cioè non c'è scritto da nessuna parte, parlane bene, tutto il resto. Insomma, ci ho inviato questi prodotti, spero di piacere, come anche la Deborah, altre aziende con cui collaboro. Quindi non è una collaborazione fatta perché sono stata pagata, vi parlerò dei prodotti che ho testato, che sto testando, me ne parlerò. Però che cosa farò? All'inizio del video, cioè non proprio all'inizio, quando caricherò il video, nel titolo scriverò collaborazione, quindi metterò qualcosa con la quale si capisce, no? Scriverò tipo col punto puntato, quindi collaborazione, pratica che sono questi prodotti che mi sono stati inviati, e tutto il resto del titolo, insomma, di quello che potrà interessare. Molte persone stanno sempre lì a giudicare, bla bla bla, sono stati inviati, tutte queste cose qua. Quindi, prima che qualcuno gli venga un crampo alle mani, alle dita, per scrivere tutte le cattiverie che poi sono gratuite, sulle collaborazioni e tutto il resto, le troverete scritto su nel titolo, quindi senza che vi affannate, vi fate venire qualcosa alle dita, scrivete. Quindi, ti vorrò vedere il video sopra già, che magari parlerò di prodotti che mi sono stati inviati, però io dico quello che è. Veniamo a noi, non sono state purtroppo cose ricevute gratuitamente, però vi faccio vedere i miei ultimi acquisti. Sono stata da H&M e ho preso alcune cosucce che vi faccio vedere. Speso poco, però ho fatto acquisti che mi piacciono tantissimo. Veniamo, la riprendo random, alla prima cosa, queste qui. Queste qui sono in pratica, oddio, gli shoe pads. In pratica si mettono, non so se riuscite a vedere l'immagine qui,
si mette a ammortizzare, tipo che io sono una malata di tacchi, per non ammazzare i miei poveri piedi, questi qui sono comodissimi da mettere all'interno della scarpa. E queste qui le ho pagate 2,95€, vi dirò di più, di utilizzarli tranquillamente come pesciolini per il vostro reggiseno. Non vi scandalizzate se è uscito poi del reggiseno, cosa normale, non normalissima. Oddio, dal video è un po' trasparente, ma da vicino no, quindi non lo so, sarà la luce, luce malefica. Ho preso questa magliettina qui, che è della linea Basic, quindi base, ed è di questo splendido rosa, un po' salmone. Vabbè che ora sono da lavare, qua sono tutte stropicciate. L'ho misurata e mi è piaciuta tantissimo. Questa qui l'ho pagata 4,95€ e ho preso la XS, giusto perché la voglio molto molto aderente, però penso che la prossima volta prenderò tranquillamente la taglia S. Poi ragazze, che cosa ho preso più? Ho preso questa... ho preso questa magliettina qui. Cioè, visto così sono un po' sconce. Andiamo addosso, così cerco di farvi vedere. Ah, la particolarità di avere qui, un po' più avanti qui, quasi arriccia un po' e poi cade un pochettino più lunga sul sedere qui. Quindi può essere utilizzata anche con, vedete come potete vedere, con un semplice leggings. Questa qui poi con i giusti accessori è davvero molto carina, molto semplice, quindi vi ripeto, può essere usata tranquillamente con un leggings, con un jeans e anche magari la indosserò, vabbè, anche in casi un pochettino più così da tutti i giorni sicuramente, però la abbinerò a degli accessori sicuramente. Poi è bellissima anche tipo queste magliettine così col jeans molto stretto, skinny, e dei tacchi neri, quindi questa qui, e l'ho pagata questa qui 7,95€. Poi ragazze, ho preso, volevo proprio una camicia del genere, tipo di questo colore, no? C'erano tipo tutti i maschi questo colore così, ed è, devo dire la verità, perché l'ho indossata prima di acquistarla, addosso tipo mi calza aderentissimo, qui la parte del seno fa, e della vita, no? Fa davvero un effetto stupendo, quindi è molto molto elegante, però allo stesso tempo, visto che è femminile, molto femminile e sexy questa camicia, perché non lo so, però quando vedete tipo quelle donne in camicia che sono dritte, belle curate, o queste camicie molto aderenti che sono sia eleganti sia sexy, lo trovo una cosa fantastica. E questa qui l'ho pagata 14,95€, stupenda, e la utilizzerò, vabbè, ora con le luci, però vi assicuro che questa camicia qua non era trasparente, vabbè, me ne sto accorgendo solo adesso, ci ho messo i capelli sopra. Queste camicie qua vanno bene magari utilizzate con un reggiseno beige nude, perché magari contro luce può essere un pochino trasparente, ma giusto un po', non si nota nemmeno, quindi se mettete il reggiseno nude non si nota proprio. E poi come ultima cosa ho preso questa pagina, questa sciarpetta, questa pagina, così tutta bella con i pois beige, mi ricordo tantissimo lo stile shabby. Questa qui sta un amore abbinata a questa camicia. Vi farò poi un outfit, vi farò vedere come ho abbinato io magari la camicia a questa cosa, e trovo che sia una pagina davvero molto molto carina. Con questa pagina ho fatto già un video outfit, quindi lo devo soltanto montare e caricare, e in pratica ho fatto anche le foto per quanto riguarda il vlog, per una cosa, non sempre, ho cercato di fare outfit non sempre tipo per la sera oppure cose tutte le altre, ho fatto un outfit proprio da tutti i giorni, però secondo me molto carino. Nulla ragazze, questi erano i miei acquisti fatti da H&M. Questo è il mio cambiamento, sono diventata rossa, e per chi lo volesse sapere, il mio colore è questo qui, cioè proprio questo qui Rihanna, no? Dipende, per farlo venire è abbastanza difficilotto, ho deciso di fare vari passaggi con un po' di differenza nel tempo, per comunque per non cercare di distruggere i miei capelli, vabbè che con le giuste accortezze sono sempre morbide, insomma, basta avere le giuste accortezze con i capelli che non si rovinano tanto. E dipende dalla base che avete, tipo se avete un biondo, biondo molto chiaro, se utilizzate, ho utilizzato il 6.66 della Magie Rouge, insomma quella lì di Oreal,
ed è venuto ad esempio su quelle extension che erano biondissime, è venuto questo rosso, come potete vedere, molto più fuoco, molto più acceso. Invece se lo utilizzate su una base castana, tipo che se avete capelli biondo scuro oppure castano chiaro di tintura, gli fate un leggero decapaggio, ma leggerissimo, in modo da far uscire giusto 2-3 minuti, giusto da far uscire un pochino l'arancione, e vabbè, e poi mettete questa tintura sopra. Però se siete interessati a questo colore, se vi piace, se volete avere maggiori informazioni, appunto, io prendo la cartella colori e vi faccio vedere su ogni colore i passaggi da fare per avere un risultato del genere. Mi raccomando, se vi interessa sapere il fatto dei capelli, ragazzi, mi raccomando, lasciatemi un mi piace, così io lo so, lasciatemi un mi piace, un commento, qualsiasi cosa, anche perché, vi ripeto, per ricevere i feed dei miei prossimi video lasciate un mi piace, perché sennò non vi appare in home page. Quindi se volete tutte queste cose, se vi sono piaciuti i miei capelli, se vi sono piaciuti gli acquisti, insomma, fatemi sapere tutto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.